Ragazzi, prima di iniziare voglio subitissimo un bel like e mi raccomando, boys, quello che diremo in questo video è veramente importante, è un video più corto del solito, ma ho voluto, siccome non c'è un banner effettivo sul Global, fare un piccolo recap delle news sia JAP che Global in questo video, anche perché quelle JAP sono appena uscite. Quindi ragazzuoli, un bel like, almeno 400, detto questo, live oggi pomeriggio su Twitch e buona visione! Ragazzi, come posso essere bentornati oggi su Twitter, su Twitter ufficiale tra l'altro di Grand Cross Jap, perché sì ragazzuoli, siamo qua per vedere insieme quello che è stato annunciato per l'appunto con questo post. Ovviamente ci sono anche altre cose ragazzi, ma non sono, per quanto mi riguarda, rilevanti per questo video. Ovviamente poi si parleremo anche del Global, effettivamente delle 72 gemme come da titolo, anche perché sì, sono 72 gemme che vanno farmate, non del tutto giftate e regalate. Sì, sono comunque 72 gemme, a prescindere, con un piccolo farm di 20 minuti, ma tra poco vedremo il tutto. Ad ogni modo, boys, siccome la questione JAP potrebbe prolungarsi di più anche nella speculando time, andiamo prima sul Global. Ora, ecco qua, boys, l'evento di Camila. Camila Boss, boys, ovviamente siamo qua a vedere anche le 72 gemme. Come ho detto nel video di live di ieri, boys, semplicemente sono 6 stage per spawnare 6 volte Camila, in teoria ogni giorno, quasi ogni 8 giorni, ogni 8 giorni si potrà spawnare Camila Boss, mi sembra che almeno fu così anche su JAP. Ad ogni modo abbiamo per il completamento 3 difficoltà per ogni stage, per ogni OC, quindi sono 7 OC, Camila è il boss, ovviamente gli altri 6 sono per spawnarla. Quindi abbiamo 2 gemme in tutti questi stage per il normal, 4 gemme per l'hard e 6 gemme per l'extreme. Ovviamente fa 12 gemme a OC, venga a sé che 12 per 6, 72. Sono 72 gemme, ragazzuoli, completamente gratis, completamente regalate, ovviamente tanta roba, boys. Ora, premetto questo, è ben un bene che non sia uscito un banner sul Global, perché a quanto pare non è uscito veramente nulla. Ovviamente, boys, questa è la notizia, l'attimo più importante di casa Global. Ora, vi ripeto, il fatto che non ci sia nessun banner, secondo me, è veramente un plus. Ci sono veramente tutte le varie skin shoppabili, da appunto, credo, con i punti di Camila Boss, quindi anche questo è assolutamente una cosa positiva. Anche perché, da quello che vedo, exchange item, si può prendere anche una Camila al costo di 50 di queste medaglie, quindi ragazzi, ovviamente ci regalano pure una Camila, in teoria, anche perché vedo tutte le skin sono qua, exchange item con i loro materiali, quindi sì, in teoria danno anche una Camila, boys, che è davvero tanta roba. Questa è una cosa molto molto apprezzata, questo è assolutamente un plus Global. Ovviamente, ho voluto semplicemente farvi vedere la roba del Global, questa roba del Global e basta, perché è la parte più importante, non ci sono altre parti succose come questa, che essenzialmente la maggior parte di voi voleva vedere questo, le 72 gemme. Ad ogni modo, boys, questo è quello che è uscito questa mattina sul Global, nessun banner nuovo, assolutamente positivo ragazzi, spero, ripeto, che abbiano capito, altrimenti poi potrebbe tornare nel modo negativo tutto quello che è successo. Andiamo ovviamente sul JAP ragazzi, perché domani è stato annunciato un video, a quanto pare non sarà una live, sarà un video, ora vedremo effettivamente, perché anche la scorsa in teoria doveva essere un video, poi fu una live di 2 ore e mezzo, quindi attenzione, una live magari sì, in Premiere fu caricata come un video, ma si parla sempre di una live, di un video sì, fatto come se fosse una live, semplicemente per questione Covid credo che abbiano fatto in quel modo. Ora, spero che sia qualcosa ovviamente di sostanzioso, vedremo ovviamente cosa effettivamente ci sarà al suo interno, anteprima YouTube, ovviamente verrà messo in Premiere come appunto la scorsa volta, quindi potrebbe essere, ripeto, come la scorsa volta. Questa è l'immagine, l'ospite è Oda, non è veramente lui, ma vabbè, lasciamo totalmente perdere. Non so cosa ci faccia qua questo qui, non so chi sia, ditemelo nei commenti, ovviamente. Quindi questi sono i 4 soliti, manca uno. Mi sbaglio, manca quello, quella l'immagine d'assalto mod. Magari avete la cam sopra il
il nuovo tipo, però ovviamente sapete benissimo che ditemi chi è nei commenti, facciamo prima, perché io non lo so sinceramente chi è. Magari è un tipo di un anime della collab e via, perché in teoria dovrebbero uscire le collab. Dovrebbero uscire le collab, però a quanto pare non le hanno effettivamente ufficializzate nessuno, quindi... vedremo, di solito quando c'è una collab l'ufficial... cioè, fanno un attimino anche post prima, riferita alla collab, e poi si vedono nel live, ok? Però non hanno effettivamente ufficializzato nulla. Potrebbe essere Stranger Things... spero di no, cazzo. Però vabbè, lasciamo totalmente perdere. Prenderemo quel che arriverà, ovviamente. Come ci fu il leak, potrebbe essere Fate, potrebbe essere Zero, potrebbe essere Stranger Things. Io, ragazzi, da tutto questo spero sia Fate. Ma ovviamente va bene anche se non lo sia. Nel senso, staremo a vedere. Il fatto che non abbiano annunciato nulla della collab per me è un sentore che non è la collab quella che verrà annunciata domani. Ad ogni modo, boys, volevo anche dirvi che lo vedremo in live su Twitch. Ovviamente, sempre alla solita ora, inizieremo alle 11 e un quarto domani più o meno. Iniziamo l'11:15, quindi domani niente video, ma ovviamente uscirà il video nel pomeriggio per vedere e riassumere un attimino tutte le news. Quindi questo è un attimino quello che ci sarà per appunto domani. Il banner uscirà sicuramente giovedì, quindi questa è un'altra cosa che ovviamente va detta, non come non nasce uscire il mercoledì perché fece il casino della release, ma vabbè, quello è un caso a parte. Oltre a questo, però, effettivamente, ditemi nei commenti cosa pensate che potrebbe uscire con questo video, con questo update. A prescindere, video o live, ragazzi, lo vedremo insieme su Twitch domani alle 11:15, ragazzi. Inizieremo prima perché lo sapete benissimo. Poi c'è tutta la questione della premiere, che il video inizia ma non inizia. Quindi mi raccomando, ragazzuoli, attenzione. Domani video su questa roba qua a mezzogiorno, ma noi inizieremo alle 11:15 su Twitch. Ve lo metterò anche nel commento pinnato, ve lo metterò su Discord, su Telegram, nel post community e anche su Instagram, in modo tale da farvi ricordare questo evento, perché mi raccomando, domani hype insieme, boys. Quindi, alla fin fine, per questo video è tutto quello che volevo dirvi alla fin fine. Abbiamo detto essenzialmente queste erano le news più importanti, 72 gemme e per l'appunto anche la roba del Jap, perdonatemi, della live video Jap, live barra video, perché effettivamente anche l'altro, ripeto, fu un video e poi era 2 ore e mezzo di live messa come video, però vabbè, lasciamo totalmente perdere. Quindi mi raccomando ancora una volta, boys, live oggi pomeriggio su Twitch alle 15 o prima, mi raccomando, sempre link in descrizione, iscrivetevi qua sotto al centro. Recuperate tutti gli altri video, qua a destra e a sinistra e anche gli altri qua sopra nelle schede. Alla fin fine spero che sia un qualcosa di grosso, però attenzione perché anche il Jap... sì, è un mese che non esce, soltanto che c'è un fest, ok, ma spero che non ci piotti in un altro fest. Vi prego, non lo fa. Ad ogni modo, ragazzuoli, vi ringrazio tantissimo ancora una volta, vi ripeto, lasciate subitissimo un bel like perché è veramente importante per far arrivare questo video a più gente possibile, ovviamente anche per far capire a più gente possibile la roba delle 72 gemme, come si ottengono, cioè affrontando Camilla Boss. Ripeto, ricordate, tutti vi prendete sulle schede, iscrivetevi sotto al centro, campanellina sempre accesa, e let's go, boys! E ciao a tutti, ragazzuoli!